Puzzle è un laboratorio che mira a creare welfare, un qualcosa che non è soltanto né studentato né servizi sociali, è un qualcosa che è una sperimentazione. Risponde al problema abitativo, molto forte a Roma, molto forte in Italia. Nasce da un incontro, figlio dell'autunno caldo che c'è stato nel 2010 con le proteste studentesche. Noi abbiamo provato, dopo le lotte studentesche del 2010, a coniugare, ad allargare quella che è stata la lotta per il diritto, per la difesa del diritto allo studio nell'università a un campo più ampio, che era quello del diritto all'abitare. Quindi Puzzle è un esperimento, diciamo così, di un nuovo modo di condurre la battaglia politica in difesa dei diritti e dei beni comuni su un fronte nuovo. Puzzle è uno strumento che ci siamo dati per sopperire alla mancanza di welfare del quarto municipio, sperando poi di andare anche a dire alle altre persone: guardate che un'alternativa esiste, il welfare non te lo calano dall'alto, il welfare puoi anche farlo tu e lo puoi dare agli altri. Puzzle vuole inserirsi anche in questo contesto forte per dare una risposta reale ai bisogni concreti delle persone, per fargli capire che la requisizione di stabili e l'appropriazione di spazi non è una cosa così lontana dalle aspettative di qualsiasi persona se vuole cambiare realmente il mondo nel quale vive. Niente, qua è il piano terra, gli spazi dove ci sta il corso italiano e dove adesso inizieranno le lezioni di sostegno scolastico, le ripetizioni. Qua hanno fatto tutto un lavoro di pittura, hanno levato tutto il vecchio impianto elettrico che faceva schifo, insomma ci hanno fatto un bel lavoro. Il giorno dell'occupazione praticamente noi ci dovevamo radunare qua vicino per poi arrivare in corteo insieme al grosso dei compagni qua sotto. È andato tutto sostanzialmente liscio e tranquillo, nel senso che subito dopo l'occupazione sono arrivate le forze dell'ordine in maniera anche molto conviviale, molto tranquilla. Alla fine capivano il bisogno che ci ha spinto ad occupare. Puzzle è nato il 19 febbraio in risposta a un'esigenza che era stata collettivizzata da più realtà, che sono appunto i ragazzi di Horus, i ragazzi dell'Assemblea di Medicina, i ragazzi del collettivo Ingegneria. Sono realtà studentesche e metropolitane che avevano l'esigenza di dare una risposta alla crisi che stava investendo il welfare giovanile in quel momento. Si sono auto-organizzate e hanno deciso di creare, tramite Puzzle, un progetto aperto a tutti che possa racchiudere all'interno più realtà, più propositi, come può essere uno studentato, una scuola di italiano per migranti, una scuola di recupero popolare, un media lab. E niente, da qua invece c'è l'ingresso per lo studentato. Entriamo il 19 febbraio del 2011 dentro questo stabile e lo troviamo in condizioni degradate, lasciato quindi all'abbandono. Questo stabile era un ex ASL in cui si concentravano tutti i servizi sociali del quarto municipio rivolti appunto al quartiere in cui si trova. Girando ancora nelle stanze di questo edificio potete trovare i cartelli con scritto logopedista, le indicazioni per raggiungere la parte del centro anziani o piuttosto quella dei servizi sociali. Delle stanze sostanzialmente vuote, disabitate, deserte, fredde, piene di documenti e scartoffie buttati qui e lì alla rinfusa. So gli archivi che stavano qua dentro buttati da quando hanno abbandonato questo edificio e stanno là, il comune non si è ancora mai venuto a prendere. Il Puzzle era messo in condizioni un po'... era abbandonato da 2 anni sostanzialmente, per cui c'era tanta sporcizia dappertutto, c'erano fogli, cartacce, documenti, c'era qualsiasi cosa abbandonato per corridoi e stanze. Abbiamo trovato alcune perdite, soprattutto nei bagni, sporcizia ovviamente perché il luogo era rimasto chiuso, però oltre questo danni strutturali non ce n'erano. Tubature funzionavano, l'acqua corrente c'era, l'elettricità c'era, non ci stavano i riscaldamenti ovviamente, però la struttura sostanzialmente era messa in condizioni decenti. La prima cosa che abbiamo fatto quando siamo entrati qua dentro ovviamente è stata quella di ripulire il più possibile il posto. Uno stabile si prestava nel nostro immaginario, come poi è stato, a essere liberato, a essere restituito alla cittadinanza, a essere restituito al quartiere. Abbiamo concordato con il municipio una divisione dello stabile in studentato, quindi
il terzo, quarto e quinto piano e una parte del piano terra. Ci hanno assegnato gli ultimi due piani con la mansarda sopra del quinto piano e 30-40 metri quadri del piano terra. Metà adesso stabile, praticamente. Sostanzialmente abbiamo costretto il comune a riconoscere l'utilità sociale di questo posto. E qua per ora è vuoto, cioè del comune sta allo stato in cui stava prima. Questo è idem. Abbiamo visto l'inerzia del municipio. Il municipio avrebbe potuto attivare progetti al primo e secondo piano, non l'ha fatto. Non è possibile vedere spazi pubblici, spazi comuni, spazi della cittadinanza, luoghi immobili, dismessi completamente, in cui non si attiva niente, in cui continua a regnare il degrado e nulla più. E qua dal terzo piano in su c'è lo studentato. Terzo e quarto piano abitano studenti di ingegneria e medicina inizialmente. E adesso ci stanno anche altre persone di altre facoltà. Ci stanno 6 stanze, alcune già rifatte, eccetera. Questa è camera mia, vi ho detto. Un po' macello stamattina, pure perché ci stanno pure le attrezzature tue. Questa è la 6ª stanza del piano, che però ancora è vuota per ora. Forse quando ritorni la troverai piena. Allora, la sala studio è work in progress, cioè siamo tutti studenti, quindi diciamo uno dei primi spazi comuni che ti vengono in mente dopo la cucina e il salone. E poi vorremmo mettere su una biblioteca per sperimentare comunque l'apertura, diciamo, di quella che è un ambito casalingo al quartiere. Però questo appunto verrà più là, diciamo, adesso abbiamo iniziato ad accumulare un po' di libri. Questa è la seconda cucina, sarebbe. Adesso io spero che ci sia un'altra tazzina di caffè quando saliamo, sia avanzata. E questa è Milla. Questo piano è fondamentalmente spazi comuni, per ora niente, appunto non abbiamo fatto grosse modifiche. In futuro vorremmo fare tutta una bella stanza qua, e qua c'è la cucina. Speriamo che è avanzato un po' del caffè di prima. Sì. Quando siamo entrati qua dentro tutti praticamente stavano in fissa col fare gli spazi comuni a quest'ultimo piano, che è tipo una mansarda. Appena abbiamo occupato stavamo qua e facevamo un freddo cane a febbraio, quindi è stata chiamata sala K perché avevamo messo tutte stufe con la porta chiusa, tutti a fumare, quindi si faceva un cappone clamoroso. Quindi c'era solo sta cucina e noi scolavamo la pasta nel secchio, scendevamo giù al bagno, perché i bagni per fortuna c'erano in questi uffici. Siamo stati con una macchina del gas sopra, con la bombola, il frigorifero e i piatti sporchi appoggiati nel piatto doccia dove li lavavamo, che però sta al piano di sotto. Guarda, i primi 4-5 mesi sono stati tosti. C'era il bagno, sì, però perdevano lavandini, la doccia non c'era. Calcola che la cucina neanche a parlarne, chiaramente. Cioè all'inizio stavamo ovviamente disagiatissimi, quasi siamo morti di freddo perché i primi tempi avevamo poche stufette. Il primo mese abbiamo dormito prima in questa, poi in quella stanza, tipo in 5, in 6. Abbiamo dovuto lottare con il freddo fin da febbraio, poi di quest'anno di nuovo, ma ci siamo trovati più preparati quest'anno tramite accorgimenti che sono stati per esempio le guarnizioni alle finestre o comprare gli scaldini e metterli in punti tattici. E si è dovuto lottare con la cucina sul quinto piano perché non c'era l'acqua, quindi abbiamo dovuto chiamare un idraulico e far arrivare l'acqua fino in cucina. E i bagni ovviamente erano inagibili e lo sono rimasti per un po', e tante altre piccole difficoltà che sono riscontrate poi col tempo.
Le ristrutturazioni sono andate a due velocità, quindi abbiamo cominciato con le ristrutturazioni dei piani superiori che ospitavano lo studentato e quindi che necessitavano di essere pronte nel più breve tempo possibile. Con l'estate abbiamo cominciato a ristrutturare il piano terra. Un macello, ci sono tante cose, no? No, non c'erano cucine e bagno. Bagno c'erano, però cucina no, a fare la doccia no. Noi abbiamo aggiustato fino adesso. Cucine, bagni, impianti elettrici, serrande, finestre, ripulire, piccoli lavoretti di decorazione che poi nell'arco di quasi un anno ormai abbiamo quasi completato, ecco, posto che non si finisce mai. La prima fase che abbiamo fatto è stata quella di autofinanziamento, cioè cercare di mettere su i fondi necessari per avviare i primi lavori. Quindi la prima cosa abbiamo fatto una festa di autofinanziamento all'università. Che è andata bene alla fine, molto stress, molta fatica, però anche tanta ricompensa. Passato quasi un anno, manca un mese e una settimana, 10 giorni. Adesso stiamo da paura, non lo nego, perché adesso Puzzle funziona praticamente nella sua interezza. Qui le stanze continuano a fabbricarsi piano piano, la gente continua ad arrivare. Abbiamo montato una nuova lavatrice, un nuovo scaldabagno, quindi stiamo veramente da paura. Abbiamo risolto la maggior parte dei nostri problemi e viviamo tranquillamente bene. Allora, questo è il tufello. Praticamente qui c'è Viale Ionio, che divide in due, praticamente di là è Città Giardino e di qua inizia appunto il tufello. Stiamo pensando proprio in questi giorni di mettere Puzzle su una piattaforma online che si chiama Couchsurfing, che ha la possibilità, crea la possibilità tra utenti di mettersi in collegamento e richiedere o dare ospitalità nell'intero globo. Abbiamo pensato di mettere anche Puzzle su questa piattaforma perché ci sembrava un modo convincente per imparare altre culture e per far conoscere Puzzle soprattutto a tante altre persone che non sono solo italiane. E al piano terra già si stanno avviando le prime attività sociali, già è attiva la scuola d'italiano per migranti e a breve sarà attivo anche il sostegno scolastico. La scuola di italiano inizia ad Horus 4 anni fa, si sposta ad Astra, in queste due stanzette, e finisce a Puzzle, con un aumento degli studenti. Una forbice d'età che va dai 10-12 anni anche ai 50-60, quindi di nazionalità diverse, culture completamente diverse, una bellissima esperienza che continua nel tempo, con ragazzi affezionati che ormai da 3-4 anni continuano a venire a lezione tutte le volte. Noi non crediamo soltanto a una scuola d'italiano, noi crediamo nell'integrazione. L'integrazione passa dalla scuola d'italiano, ma passa anche dallo stare insieme fuori. Ci sono parecchi bengalesi, quindi a Bangladesh una vasta componente, all'India, l'Est Europa, quindi abbiamo una ragazza e un ragazzo ucraino, Sud America e all'Africa, Costa d'Avorio piuttosto che Senegal. E ci sta un afgano. Io mi chiamo Sina. Allora, 1 gennaio 2008, sono arrivato a Roma proprio. Trovo benissimo, siamo come famiglia, siamo tutti fratelli, sorelle, viviamo qua. Sì, mi hanno aiutato tantissimo. No, io studio, il mio futuro comunque sto studiando. Primo anno faccio le scienze politiche e anche faccio corso in lingua italiana. Uno dei nostri principali obiettivi come studentato era fare in modo che non fosse una cosa chiusa al solito giro militante all'interno dei movimenti universitari, ma che poi potesse essere anche un qualcosa di utile per altra gente. E il successo che abbiamo raggiunto è stata l'apertura dello sportello contro la precarietà abitativa il 22 ottobre dello scorso anno, che ci ha permesso di proprio estrinsecare il nostro progetto anche fuori. Quindi siamo riusciti ad entrare in contatto con gente che non aveva mai fatto politica. Allora, io sono Alessia e sono una studentessa di medicina al secondo anno, 20 anni, e vengo da Bracciano, un paese vicino Roma. Sono entrata qui mediante lo sportello. Mi trovo bene, nel senso che il posto non è proprio come me l'aspettavo. Pensavo
sarebbe stato insomma più difficile convivere con tante persone. Diciamo che ho trovato una tranquillità che non mi aspettavo proprio. Ma appena sono arrivata non ho avuto assolutamente alcun problema a rapportarmi con le persone che vivono qui. Questa credo sia una cosa molto soggettiva peraltro, nel senso che sicuramente i nostri rapporti dipendono sia da me che da loro. Da parte loro non c'è stato assolutamente alcun problema nel coinvolgermi nelle vicende sia di Puzzle che nelle loro vicende personali, e da parte mia anche, insomma, c'è stata una buona capacità di integrarmi nella vita di Puzzle. E adesso una di quelle ragazze vive qui da poco ed è una cosa veramente importante poi arrivare a parlare anche a gente che non ha mai fatto politica, che magari se sente la parola occupazione si spaventa anche un po'. Ormai questo è il quarto anno che vivo a Roma. Prima di occupare Puzzle ho vissuto sotto affitto pesante per 3 anni, campato dai miei genitori, poi ho preso questa decisione e sono venuto a vivere qui dentro Pazzo. Vivevo ad Albano Laziale con i miei genitori, insomma ogni mattina mi svegliavo alle 7 o alle 8 per prendere il treno che mi portava poi all'università. Se uno studente o anche un giovane precario ha bisogno di una stanza e più in generale diciamo di un'abitazione, si ritrova molto spesso a fare i conti con la dura realtà delle cose e quindi a dover sbattersi per cercare dei posti il più vicino possibile all'università, ma che non siano troppo costosi. Questo non esiste una politica su questo, esiste soltanto una politica di costruttori, una politica di speculazioni che questo non prevede assolutamente. Cioè noi vogliamo anche dire che non è soltanto un'esigenza dei ragazzi fuori sede, delle ragazze fuori sede, trovare una stanza, un'esigenza di tutti. Vogliamo coinvolgere persone esterne, vogliamo che questo posto effettivamente sia restituito alla cittadinanza, effettivamente il quartiere vi entri, lo viva, dando una, nel piccolo, una risposta alla crisi, una risposta all'attacco continuo al welfare che viene fatto dall'alto. Noi proponiamo modelli di autogoverno, sfidiamo le istituzioni in determinati campi, come ad esempio Corso Italiano, sfidiamo le istituzioni chiedendogli che cosa intendono fare con queste riforme a costo zero, come intendono sopperire a tutto questo. Ci avevamo in mente una miriade di progetti e di cose che oltre allo studentato volevamo fare sul piano terra e i primi due piani, che mi ricordo io era un laboratorio artistico, un media lab, una camera oscura, una saletta prove, oltre alla scuola di italiano, il sostegno scolastico. Cioè avevamo un sacco di ambizioni che comunque per ora stanno ancora nel cassetto. Questo posto ha delle potenzialità immense. Appunto, cioè io quando sono entrato qua ero talmente fomentato, diciamo, 2 mesi famo tutto, poi vuoi i soldi, vuoi che appunto magari, cioè, questo è lo studentato, quindi io si suppone che debba anche studiare, no? Cioè l'esame, eccetera, i tempi si dilungano molto di più. E però, insomma, cioè, da quando siamo entrati, mo so, 10 mesi, è cambiato da così a così sto posto. Magari è stato qua i primi giorni e poi ci è tornato dopo mesi e ha visto la differenza. Mi ricordo quando siamo entrati, abbiamo fatto sto piccolo gesto di mettere al bagno una tazzina di caffè col sapone dentro, no? E già era un effetto proprio, faceva casa, diciamo, no? È emozionante. Poi a poco il box doccia e già ti puoi fare la doccia, l'acqua calda, lo scaldabagno, la cucina, i giri col furgone per i mobili, i lavori idraulici per portare l'acqua, appunto le cose poi le fai a poco, ti confronti con dover fare le cose tu.
C'è uno stile di vita a partire dal fatto che abitiamo in 9 nello stesso posto, che si differenzia un po' da quello dei condomini che si trovano fuori di qui o delle case nelle quali convivono generalmente poche persone. Ultimamente abbiamo fatto la scelta di aderire ad un gruppo d'acquisto solidale che ci permette di dare un contributo a tutti i piccoli produttori che lavorano osservando dei principi sia per gli animali stessi sia per la nostra salute, nel senso che ci permette di mangiare delle cose sane, delle cose che se si comprano in un comune negozio biologico possono costare molto di più. Ovviamente anche l'arredo il più delle volte l'abbiamo trovato o portaportese o persone che dovevano insomma dismettere i loro vecchi elettrodomestici e noi quelli che si potevano usare li abbiamo riutilizzati. Che avete fatto? Guarda! L'hai messo? Vedi, questa è proprio la cosa che ti dicevo della roba che rimediamo fondamentalmente. Cioè tutti i mobili che stanno qua abbiamo rimediati. 2 settimane fa mi ha fermato un signore e mi ha chiesto c'è una televisione, se vi interessa la porto. Io non sono certo. Guarda, non ci siamo scelti le camere inizialmente. Era meglio mettersi provvisoriamente nelle stanze al terzo piano, lasciare libere queste del quarto per fare in comodità i lavori e poi dopo appunto scegliersi le stanze. Poi quello che è successo è che tutti quanti si sono mano a mano sistemati la stanza, eccetera, e quindi si sono voluti fermare nelle stanze dove si erano messi, e io uguale alla fine. È un gran progetto che ti fa conoscere davvero te stesso, ti fa scoprire e ti fa... Innanzitutto ti mette di fronte a tanti piccoli problemi che non avresti mai pensato di affrontare, che può essere aggiustarsi ad apparella, pitturarsi la stanza o essere responsabili di vivere comunque con altre 7, 10, 12 persone. Costruirsi anche la propria stanza e poi iniziare a costruire la propria vita basandola sui propri interessi e anche sulle proprie aspettative lavorative future o interessi politici per chi si ritrova in particolare a vivere qui dentro è un aspetto molto importante e caratterizzante della persona nell'espressione della sua libertà. E ognuno porta il suo bagaglio culturale di esperienza, no? Quindi magari c'è Federico che sa più qualcosa di informatica, di elettronica, in quanto è un ingegnere elettronico, insomma, altri che studiano medicina sanno magari qualcosa di più su quale medicina prendere piuttosto che un'altra. Questa è una cazzata tremenda. Cioè, no, che è una cosa vera, però è una cosa troppo stupida, vabbè. Marco non sa cucinare e riceve giornalmente dei consigli su come su quanto deve cuocere la pasta piuttosto che il sugo. Faccio ingegneria informatica, quindi la parte di rete, di internet, cioè se c'è qualcosa che non funziona vengono a bussare a me. Molte persone di giovane età magari non hanno mai fatto dei lavori di tipo manuale, come può essere quella di riparare una tubatura, montare delle piastrelle, riparare una macchina del gas, ovviamente quello si fa insieme. Io ho avuto la fortuna che mio padre sa fare un sacco di lavori, si è fatto casa sostanzialmente da solo, cioè lui faceva dall'elettricista all'idraulico al muratore, quindi ho visto fare un po' tutto. Così come però magari, che ne so, io se non so cucinare dei dolci magari spero di imparare piano piano. C'è per esempio un nostro coinquilino che ha un estro artistico estremamente elevato, quindi la decorazione del posto è in prevalenza affidata alle sue cure. E fare politica continuamente, perché a pranzo e a cena si discute di quello che bisogna fare, di quello che va fatto, di quello che succede nel mondo. Si crea un'opinione personale su tante cose, si fa politica di continuo. È un continuo mettersi in gioco, un'esperienza rivoluzionaria. Sicuramente i momenti più belli a Pazzole sono i momenti di socialità, in cui si mangia, in cui si cresce insieme, diciamo. Per me Pazzole rappresenta soprattutto questo, un momento di crescita personale, perché l'ambiente è molto stimolante, ti porta a conoscere tante cose di cui non conoscevi l'esistenza, ad interessarti, a misurarti. Non conoscevo tutte le persone con le quali adesso convivo, ci siamo conosciuti con il tempo, a partire da febbraio.
tramite varie assemblee, ma soprattutto vivendo insieme e conoscendoci piano piano. Attriti magari ci possono essere all'inizio, poi uno col tempo magari ci passa sopra, si affievoliscono da entrambe le parti. Quindi adesso so che Marco, per esempio, quando lascia la tazzina del caffè è sporca accanto alla manina, è perché la riutilizza, quindi non mi devo più incazzare con lui per questo. Sicuramente è una cosa che cementa tantissimo la convivenza, poi ovviamente questo al di là dei piccoli screzzi che ci possono essere, hai fatto la pulizia, hai mangiato qualcosa dal mio frigo, quello penso sia normale, però c'è sempre comunque quel gradino in più nell'idea che tu stai realizzando un progetto innovativo, probabilmente nessuno ci ha neanche mai pensato. Fare politica, dal mio punto di vista, vuol dire cercare di cambiare lo stato di cose presenti. Cioè, secondo me politica è tutte le attività che una persona può svolgere all'interno della società per cambiarla. Quindi, a caratteri generali, questa è la politica. E secondo me tutti in qualche modo facciamo politica, perché semplicemente il nostro vivere quotidiano, agire all'interno della società, interagire con altre persone, già quella è politica. Per me, personalmente, fare politica significa non scegliere mai la strada facile, perché solitamente quando c'è un obiettivo è difficile raggiungerlo e quindi molto spesso le persone non ci provano nemmeno. Puzzle è sicuramente un posto dove si matura politicamente in maniera molto 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 veloce. Fare politica è una cosa che è iniziata molto piano e che comunque c'è un'accelerazione molto forte da quando sono venuto ad abitare qua, ovviamente. Stando a Cuba un posto, quindi avevo messo in conto anche che questo dovesse diventare anche un po' un salto di qualità. Quello è l'onere di stare qua dentro, anche giustamente, perché poi alla fine il vantaggio uno ce l'ha, cioè quello che comunque stai in un ambiente produttivo, bello, e non paghi 500 euro, 600 euro appena stanza. Perché sennò poi uno se fa la sua, si trova il suo posto al sole, dice a posto, io mi sono sistemato. Invece qua no, perché qua sei sempre pronto, sempre in gioco. Beh, Puzzle fondamentalmente ha come massima aspirazione quello di poter essere replicato in forme, come dire, analoghe ma diverse, quindi altri puzzle in giro per la città, per l'Italia e per il mondo, con delle altre specifiche diverse che però nel contesto possano rendersi realmente conto e fare realmente quello che si propongono di fare nel sociale, esattamente come abbiamo cercato di fare. Sono molto ansiosa di far conoscere al quartiere, al Tufello e a tutto il resto della cittadinanza chiaramente la realtà di Puzzle, perché molto spesso le persone passano qui sotto e ci chiedono ma voi che cosa fate qui? In realtà noi qui dentro stiamo mettendo in atto tutta una serie di iniziative che ci permetteranno di mettere le radici. Un grande obiettivo è entrare a Puzzle e vederlo abitato, frequentato da ragazzi, ragazze di diverse età. Quando entro a Puzzle mi stupisco di quello che abbiamo fatto con poco, abbiamo fatto senza finanziamenti, senza aiuti, e siamo riusciti a tirar su qualcosa di bello in un anno. Indubbiamente dal punto di vista politico questo non può che fare bene, non può che stimolare. La grande sfida è quella di ricreare un modello, di cercare di trovare un modello abitativo nuovo che rimetta a valore le relazioni tra le persone. Cioè, io non avevo voglia o non sentivo in sé il bisogno di allontanarmi da casa o dai miei genitori perché stavo male lì. Sicuramente c'era un bisogno di fare un'esperienza di questo tipo, ma anche di farla insieme ad altre persone per potersi poi anche mettere in gioco. Devo dire che nonostante
nonostante le difficoltà che ci possono essere, lo rifarei, cioè, quindi nelle cose belle, nelle cose brutte rifarei tutto. Thank you.